Buonasera a tutti, benvenuti, anzitutto benvenuto, tornato a casa per così dire, Gabriele Lavia dopo un grande debutto. Sì, c'è un po' una contraddizione tra il caldo e il freddo in questo copione, perché ieri sera abbiamo visto che il freddo prevale sul caldo. Sì. Forse due volte dice che freddo in questa casa e poi un'altra volta dice che caldo, ma allora ha un po' il termometro da regolare. Sì. Il padre di Strindberg. Non sta benissimo. Già, perché è di questo che stiamo parlando, uno spettacolo. Si può dire passione di una vita per Gabriele Lavia, uno spettacolo che anche sul piano forse ideologico spariglia un po' le carte, diciamo così, un po' sibillinamente, e darei subito la parola al professor Franco Perrelli, che oltre che essere professore e docente al DAMS dell'Università di Torino, è anche uno scandinavista di grande competenza. E abbiamo, oltre allo spettacolo, anche l'opportunità di segnalare la freschissima uscita di una panoramica fotografica della carriera di Gabriele Lavia, realizzata dal grandissimo fotografo romano di origine calabrese, Tommaso Lepera. Tommaso Lepera ha pubblicato già numerosi libri nei quali può raccontare con le sue foto da metà anni 60 fino ad oggi il meglio del teatro italiano, e uno di questi è monograficamente dedicato a Gabriele Lavia ed è appena uscito. Ma do la parola al professor... Scusa, dico una cosa sola. Tommaso... Non è potuto venire, perché voi sapete che 3 centimetri di neve hanno bloccato il paese per sempre, perché non ci sono una parola che non conoscevo, le non scaldiglie. Ci sono le scaldiglie, per cui adesso sappiamo che ci vogliono le scaldiglie. Bene, per rimettere in moto i treni. Vabbè, grande libro fotografico di Tommaso Lepera su Gabriele Lavia, ma do la parola al professor Perrelli. Grazie mille. Allora, noi abbiamo fra pochi giorni le elezioni. Il 7 dicembre 1895 invece gli abissini avevano annientato la colonna italiana comandata da Pietro Toselli ad Alambalagi, e a Torino arrivava Zacconi con il padre. C'era un clima luttuoso in tutta la nazione e Lanza, che era il grande critico torinese di quegli anni, scrive: ieri sera il Mete Zacconi ci diede un'interpretazione che ha raggiunto l'altezza delle sue maggiori creazioni rappresentative. Dalla prima scena all'ultima, dalla tragica azione, egli ha dimostrato tale studio del suo straordinario, eccezionalissimo tipo e tale potenza di estrinsecazione scenica da produrre forse una delle poche più profonde impressioni di commozione indefinibile, quasi di terrore, che il teatro possa offrire. Furono ovazioni lunghe e interminabili quelli che l'accolsero dopo il primo e il secondo atto. Il terzo, dove forse il limite della commozione artistica è superato dalla terribilità del momento, non ha convinti tutti all'applauso, come non ha convinti molti il dramma intero. Per l'epoca il padre era uno scandalo, perché toccava un punto fondamentale, il patriarcato, la famiglia patriarcale. Nel padre si assiste a una delle tragedie più terribili per l'uomo dell'Ottocento, il padre interdetto, il padre che era il motore della famiglia, il padre che era colui il quale manteneva la famiglia, il padre che era colui il quale dava la legge alla famiglia. Nello spettacolo di Gabriele ritorna, terza edizione del padre, poi magari vediamo le altre, vediamo che ritorna spesso, non si può sapere di chi sia il figlio per ora.
perché nel frattempo è intervenuta la famosa prova del DNA. Ora il pubblico in qualche modo viene così avvisato che all'epoca questa prova non c'era, però ecco, probabilmente i problemi di gioco nel padre sono maggiori di quelli relativi alla paternità come tale. E c'è tutto un discorso che anche un po' affiora da questo antichissimo articolo, un discorso sul potere, il potere nella famiglia, il potere fra l'uomo e la donna, forse il centro dello spettacolo è proprio questo. Tu hai fatto il padre nel 1976, nel 1989 e hai sentito la necessità di riprenderlo adesso. Non so se hai fatto tante volte, tre volte lo stesso testo nella tua carriera, non saprei, ma insomma, comunque è, diciamo che è un testo che ti ha intrigato moltissimo. Cosa cambia in queste tre versioni e secondo te, al di là della prova del DNA, quali sono i valori, diciamo così, universali di questo testo, quelli che ti invitano poi ad andare in scena a distanza di tanti anni a riprenderlo, da angolazioni differenti, perché non è che voi avete visto la terza ripresa di uno spettacolo fatto anni fa, tutti e tre i padri di Ilaria sono stati diversi. La scelta è casuale o la necessità del caso, come direbbe Diderot, ma insomma io non volevo fare il padre di Strindberg, ma tutti i testi che sceglievo costavano troppo. Io ho un problema come regista, i miei spettacoli costano troppo. Come saranno non lo so, ma so che il prossimo spettacolo costerà troppo. È un vecchio gioco tra me e la produzione, evidentemente, che è un gioco allo sfinimento. E alla fine ho ritirato fuori dal cappello il padre di Strindberg, perché sapevo che non mi avrebbero potuto dire più di no. E dunque ho rifatto per la terza volta il padre di Strindberg, ma esigenze interiori di rifare il padre di Strindberg io non ne avevo, forse il padre aveva l'esigenza di essere rifatto da me, sono contento di averlo rifatto, ma la mia prima scelta era il temporale di Strindberg. Il temporale di Strindberg però ha un problema tecnico molto grosso per farlo come scritto, per farlo oggi come fu scritto allora. Dobbiamo pensare che in allora le scene erano dipinte, oggi non ci sono più le scene dipinte e quello che noi vediamo sulla scena deve avere una credibilità di peso, sempre, anche se una tela. Il velluto, sono 15.000 metri quadrati di velluto, ha un peso, le finestre hanno un peso, le porte hanno un dannato peso, nel mio mondo poetico ovviamente si fa per dire, e nel mio mondo poetico è solo l'attore che non ha peso e che combatte sempre in tutti i miei spettacoli. Qualcuno di voi vedo che ha l'età per cui forse ne ha visto più di uno, l'attore proprio fisicamente nella sua physis è piccolo rispetto a quello che c'è attorno, è minimo, deve combattere contro l'impossibile. Il temporale, e meno male che volevo chiamare lui per tradurlo, meno male che non sto chiamato perché non l'avrei mai fatto e forse, fatto no, e forse non riuscirò a farlo mai, perché poi la vita di un regista, di un teatrante poi prende strade, almeno nel mio caso, che non sono binari scanalati, tutto è legato al denaro, i costi di produzione. Comunque sono contento di averlo fatto per la terza volta perché questo è un testo, i
mio vecchio e caro amico Franco Perrelli, lo ovviamente l'ha visto, l'ha sentito subito dalle prime battute, è molto lavorato. È molto lavorato, ci sono piccole battute prese da altri testi, Sonata di fantasmi, due o tre prese dall'Isola dei Morti, alcune piccole righe prese da Autodifesa di un folle piuttosto che Inferno, piuttosto che... E poi anche, mi ricordo, quella bellissima che io amo molto, oh, ci fossero veramente il filtro della dimenticanza e la droga del sonno, ma è la legge della vita che impone la memoria, ricordare, ricordare, affinché tutto quello che abbiamo vissuto, grande, piccolo, buono, cattivo, giusto, ingiusto, bello, brutto, venga macinato nel frantoio. Sentite cosa scrive. Venga macinato nel frantoio della memoria affinché tutte le scorie vengano soffiate via e rimanga solo la morbida farina per impastare il bianco pane della vita. E attraverso il brutto, il dolore, il male, l'ingiustizia, che passa la via che conduce ognuno di noi al bello, al buono, al giusto. Questa è una battuta dell'Isola dei Morti, un testo che amerei fare, ma come posso dire a un produttore voglio fare l'Isola dei Morti? Perché è un frammento peraltro e poi voi non sapete, il pubblico lo sa che i produttori di teatro quando si trovano di fronte a testi come Danza Macabra, Danza di Morte reputano che siano vagamente iettatori nel titolo e so io con quante richieste ho avuto, non si potrebbe cambiare un po' il titolo, e che ci posso fare io avanti a un titolo? C'è Sonata di fantasmi, un altro sogno della mia vita, non è che dice a Gabriele Greco, per favore, Ramo. Però ha ragione in questo un autore contemporaneo di cui mi sto occupando in questo momento, che io fosse, che dice, guardate, che la recitazione fra la vita e la morte è la più drammatica che esiste. E lui cita il caso di Amleto, anche in Amleto c'è il fantasma e c'è la vita, e dall'altro lato poi tutti i tragici greci in qualche misura, no? È verissimo questo. Cioè la grande recitazione avviene sempre in questo contrasto, in questo rapporto fra la vita e la morte, insomma. E mi sembra che era un po' anche il senso di tutte queste tue scelte strindbergiane. È un autore che ti spinge in quel senso. Ma è probabilmente tutte le mie scelte. Comunque ho fatto per tre volte anche l'Amleto. Due volte Otello, due volte Gabbiano. Sono ritornato spesso sui miei passi. In genere volevo migliorare. Quasi sempre ho peggiorato. Perché quando uno è giovane, in genere, è più fresco di mente. Ma... comunque, cosa mi hai chiesto, scusa, Sergio? Senza che invecchia, faccio io una domanda precisa. Allora, ci troviamo di fronte a un attore che riprende un testo, l'avrei fatto per denaro, poi ci hai messo in mezzo anche l'aspirazione poetica, lasciamo perdere, che ha no, io per denaro no. Il produttore, il teatro è un fatto molto concreto. Economia, ecco. No, ma è giusto che la gente economia, sappia. Orazio, economia. È giusto che la gente sappia che il teatro è un fatto molto concreto, no? Allora, il punto fondamentale è questo, però tu l'hai fatto negli anni 70, dove esistevano certi problemi, c'è molto femminismo negli anni 70, per esempio, e Strindberg era famoso per una forte contrapposizione, per la guerra dei sessi, per una rivalutazione in qualche modo della figura maschile rispetto a quella femminile, che comunque vince sempre in Strindberg poi, stranamente, e via dicendo. Poi l'hai ripreso negli anni 80, negli 80 altro momento politico molto particolare, la metà degli anni 80 ancora, la dissoluzione di tutto un mondo politico,
Francesco, anche già la Prima Repubblica che vacilla e via dicendo. E lo riprendi adesso, a 5 giorni dalle elezioni che regalerà a ognuno di noi il benessere, perché tutti i partiti ci hanno promesso di tutto. Allora, voglio capire una cosa. Cosa cambia per l'attore socialmente, cioè rispetto alla storia, rispetto allo sfondo storico? L'attore nell'approcciare il testo sente la storia? Sì e no, nel senso che recitare è molto difficile. Non credo che esista qualche cosa di più difficile. Suonare il pianoforte è molto difficile, ma c'è il pianoforte. Suonare il violino è molto difficile, ma c'è il violino. Scrivere una poesia è difficilissimo, ma le parole ci sono. Invece recitare non hai nulla. Tutto quello che fai è ex prodotto da qualcuno che si chiama te stesso. Anche se io ora sto facendo questa intonazione e un parlare un po' stentato perché cerco le parole, nel momento in cui io stesso lo devo fare lì in scena, non sono più capace a farlo. Se fossi capace a farlo, reciterei malissimo. Come si raggiunge la tecne? Il sapersi orientare, per cui quando parli là sopra sembra che non la sai a memoria. Importante ricordare, dice Rainer Maria Rilke, lo dico sempre ai miei attori, ma ancora più importante è dimenticare. Quando una memoria è diventata carne, sangue, muscoli, forse solo allora, dice sempre Rainer Maria, può sorgere, forse, un verso di autentica poesia. Dimenticare se stessi, dimenticare la parte, dimenticare il proprio corpo è qualche cosa che purtroppo si comincia a intravedere solo quando la tua vita se ne sta tragicamente andando via. Soltanto che quando se ne sta per andare via non puoi più rifare Amleto, non puoi più rifare Costantino nel Gabbiano, non puoi fare più Osvaldo negli Spettri, non puoi fare più i personaggi Trigorin, piuttosto che ti posso dire, puoi fare solo i vecchi. Lascia perdere che io ancora sono, come si dice, un vecchio giovanile, tragico aggettivo giovanile, e quindi è molto difficile ora questo spettacolo. Da un punto di vista della recitazione è su due piani. Ci sono gli altri e c'è il padre. Gli altri sono come super marionette che recitano un ruolo con molta precisione in mezzo a questo universo così preciso, anche se sghembo. Il padre che, come diceva giustamente prima, ha freddo e poi ha caldo e poi subito sbarella un po', dà segni di non essere proprio cosciente. Qualche cosa si è già rotto dentro di lui, gli dà la possibilità, da un punto di vista tecnico di attore, perché poi è come fare un quadro, il problema è come lo dipingo, come la dico. E questa
tecnica di affrontare la battuta in maniera polemica, dove non si capisce più qual è il soggetto, il complemento, il verbo, il predicato, schizza tutto da tutte le parti, è molto diversa da che freddo. Ah, sei tu qui? Non vi ricordate come recitano sui palcoscenici del regno? È il mio personale tentativo di carattere estetico è spezzare tutto questo e lo metto a confronto invece col gruppo degli attori che fanno altri ruoli, sono ruoli, il padre che deve cadere dal, anzi quando si apre si parla, il padre è già caduto, è evidente che ci stiamo muovendo in un ambito storico dove è vero che il padre è il capo della famiglia e anche quindi il punto più alto della scala gerarchica familiare, ma anche Dio è padre. E il signor Friedrich Nietzsche, vostro che io vado sempre a trovare nel suo fantasma al bar Fiorio, sapete che lui andava sempre al bar Fiorio, in quel tavolino che anche se uno non lo sa dice dove si siede Nietzsche, lì, non può che essere lì. Questa caduta del padre e anche mutatis mutandis, ed è per questo probabilmente che Nietzsche amava tantissimo questo testo, tanto che lo vide 3 volte, e anche la figura di Dio, del Dio che impazzisce, è per, probabilmente, ma lo domando a Franco, probabilmente pur senza volere o non essendone perfettamente cosciente, lui scrive il testo dei testi, proprio perché va a sapere per quale ragione, per amicizia, per lettere, per corrispondenza intellettuale, lui scrive la caduta, col padre Strindberg scrive il suo Dio è morto. Probabilmente solo una esasperazione mia. No, effettivamente Strindberg manda a Nietzsche, che era a Torino all'epoca, il testo, e Nietzsche lo legge, e Nietzsche è un po' già sull'orlo della follia, però è ancora semilucido, e lo definisce un capolavoro di durissima psicologia, di dura psicologia. E quindi c'è sicuramente questa sorta di rispecchiamento fra i due. Dopo un po' Nietzsche abbraccia il cavallo, come il famoso episodio, e Strindberg va avanti con la sua demistificazione anche del divino e via dicendo, sulla scorta di Nietzsche, almeno fino agli anni 90 sicuramente. Ecco, c'è una costante però nei tuoi spettacoli strindbergiani. Da un lato un mondo stravolto, io mi ricordo il Pellicano che era bellissimo, che vidi a Roma, ero in pantaloni corti quasi, con la stufa che era completamente, quasi sembrava la Torre di Pisa, questo figlio che era balbuziente, era questo mondo completamente stravolto. Poi in Danza Macabra tu hai anche là, c'era questo mondo che era un mondo quasi becchettiano, stravolto, eccetera. Cioè, Strindberg per te è il mondo che ha perso l'asse in qualche misura. E poi c'è un elemento che è quasi solo tuo, almeno fra gli attori italiani. Perché Strindberg passa, ecco, vi ho detto il problema dei direttori di teatro, per un autore menagramo, triste, scandinavo, subito viene in mente Bergman, Kierkegaard, cioè il quanto di più depressivo ci possa essere. Bene, Strindberg è un autore che per molti versi comico, ironico,
ci sono battute fortemente ironiche e fortemente comiche in Strim. Strim stesso diceva Ibsen norvegese, là sono triste, ma la cultura svedese, diceva Strim, ha radici francesi, è più frizzante, più libera in qualche modo, e quindi c'è questo forte elemento ironico. Ecco, il tuo Strindberg è da un lato sconvolto, dall'altro lato è ironico, ed è uno, guarda, credimi, dei pochissimi Strindberg italiani ironici, perché normalmente tutti vanno sul versante Kierkegaard, Bergman, e quindi lo appesantiscono molto. Cioè, ho sempre trovato che Strindberg fosse fortemente ironico e anche comico, ma lui nella vita doveva essere un buon tempone, magari anche antipatico, però è bello, e d'altra parte, scusate, è vero, antipatico, fustigatore dei costumi, e questo e quest'altro, ma quando all'ultimo suo compleanno e non può affacciarsi e mette solo la candela a fare così dietro la finestra, c'è tutta la città sotto la sua finestra. Il che vuol dire che, insomma, la città, il mondo che lo circondava, aveva capito chi era questo genio assoluto, con una cultura che non... ha scritto anche dei saggi sugli ideogrammi cinesi, per dire, evidentemente era un uomo straordinario. Anche sulla camorra napoletana. come facessero, probabilmente anche Ibsen, però appunto Ibsen è proprio come lo dipinge Munch, davanti alla finestra del suo bar prediletto, insomma, è proprio così, è proprio molto più serio. Io preferisco Strindberg. Però l'anno prossimo faccio John Gabriel Borkman, ecco, ma non faccio io la regia, sono molto contento, la regia la farà Marco Sciaccaluga, e quindi io sono contento di fare solo l'attore, mi riposo un po'. Ecco, Ibsen e Strindberg, in effetti, cioè, proverbialmente sono due personaggi contrapposti. Una certa vulgata dice che Ibsen è femminista, un'altra vulgata dice che invece Strindberg è misogino, e via dicendo. Sul femminismo di Ibsen io avrei diverse riserve, perché il personaggio, sia nella vita privata, lasciamo perdere, perché ha sfruttato largamente le donne con una certa disinvoltura, e sia anche nei testi come tali, però diciamo che la vulgata vuole questo. Però voglio dire, non trovi che ci possa essere per l'attore sicuramente una differenza di approccio alla scrittura e al mondo poetico di questi due personaggi, ma anche ci possa, uno debba essere indispensabile per l'altro? Tenete presente che Strindberg ha scritto le cose più terribili su Ibsen, però ci sono testimonianze che lo leggeva molto attentamente, e una volta gli è sfuggito il mio maestro. Ecco. Io credo che Strindberg avesse un'ammirazione assoluta per Ibsen, che d'altra parte, tu lo sai benissimo, era il monumento di tutti i monumenti. Strindberg era... Ma per te, attore, cosa significa approcciare questi autori, cioè nella loro differenza? Sono molto diversi. Dicono che Ibsen abbia scritto Borkman sotto l'influenza di Strindberg, nel senso che dicono, io conosco abbastanza bene John Gabriel Borkman e non trovo, trovo proprio che Ibsen è più cupo, è più... Per quanto il Borkman invece, questo strano cialtrone,
almeno lo voglio fare così. Mi sento che Borgman è un mezzo cialtrone e crede di essere un superuomo. Ecco, però Borgman è un banchiere che ha, non so se qualcuno ha dei soldi in qualche banca veneta, perché la storia lo riguarda, spero nessuno di voi. È un banchiere stile quello di alcune banche italiane, il quale un certo punto... messo in galera lui. Questa è la differenza, ma la Norvegia è un altro paese. In Italia avrebbero fatto una commissione d'inchiesta e Ibsen non avrebbe avuto schede su un dramma. Allora, voglio dire, è un banchiere che a un certo punto fa bancarotta, prende tutti i denari dei suoi risparmiatori per grandi idee, grandi progetti e via dicendo, e li sperpera, poi in effetti viene preso, portato in galera e poi continua questa vita di chiusura anche quando viene scarcerato nella sua casa e via dicendo. Ecco, la cosa che volevo capire, neanche qui tu avverti l'attualità. Ma sai, ti dirò, Borgman tutto sommato, anche se non è vecchio, perché in fondo lui, Borgman è un uomo dilaniato da due donne, sorelle gemelle, le quali, tutte e due, innamorate di lui, si presume, tempo prima. Lui ne ha sposato una, ma l'altra è rimasta, per raccontarla come se fosse una fiction televisiva, il dramma riparte quando, dopo diversi anni, una delle due sorelle viene a trovare l'altra e nella prima grandissima, meravigliosa, difficilissima scena da recitare per le due attrici viene raccontato più o meno tutto l'antefatto, la cosa incredibile dal punto di vista drammaturgico, difficilissimo. Io lo dovevo fare quest'anno, sai, poi... sempre per me la questione della neve, viene chiamato il dramma della neve, ispirato ai paesaggi nevosi di Munch. Il vero grande problema di John Gabriel Borgman, e fortunatamente non devo fare io la regia, ma siccome l'avevo tutto disegnato prima, è l'ultimo atto. L'ultimo atto deve essere nella neve, tanto che mi pare che lo chiamino il dramma della neve. Sì, sì, ispirato proprio ai paesaggi nevosi, ti ho detto di più. Ora, fare la neve in teatro oggi, alla fine dell'arte cinematografica, il cinema è morto. Vedo qui persone che... quando eravamo ragazzi, mio fratello, i cinema erano pienissimi. Qua a Torino c'era il cinema Massagua, 2500 posti, credo sia diventato un supermercato. Il Fiamma, 1800 posti. Il cinema doveva essere... adesso ho visto un bellissimo film l'altra sera, era credo un cinema di 30 posti. Erano aperti la mattina i cinema. Cioè, si faceva sega a scuola, esatto. Il cinema centrale, il cinema Torino che non c'è più, erano i cinema fatti per coloro che facevano, come si dice a Roma, sega a scuola, non mi ricordo come si dica qui a Torino. Non me lo ma non è importante. Ma non è importante. Insomma, marinare la scuola. Ecco, così dicono a Torino. Ebbene, questo è un grande problema. Fortunatamente, siccome lo dovevo fare, io ho in mente come avrei risolto da un punto di vista scenografico, perché il vero grande problema, dicevo, di tutta il primo atto, dice, non c'è Borgman. No. Il protagonista del primo atto è Borgman. Ma che cos'è di Borgman che noi non vediamo, ma sentiamo, e quindi sentiamo e vediamo i suoi passi. Tant'è che avevo già predisposto col
mio fonico, sopra nella graticcia ci dovevano essere 10 casse di altoparlanti, per cui si sentiva toc, 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 toc. Per tutto il primo atto lunghissimo si sente, tanto che la sorella, la moglie di Borkman dice: è lì su, lo senti, cammina tutto il giorno avanti e indietro come un lupo. E basta questo e noi abbiamo capito che è un lupo ormai senza più forze. Napoleone ferito alla prima battaglia, dice la battuta. Com'è? Napoleone appiedato alla prima battaglia. Ah, sì, 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 sì. Ferito alla prima battaglia. Ecco, però, al testo bellissimo di Borkman, lui sta facendo uno spot per il futuro, però torniamo un po' indietro al padre. C'era la neve anche nel padre? Sì, no, l'ho voluta mettere. No, non c'è nel padre la neve. Sì, ma c'era nel tuo spettacolo. C'era nel mio spettacolo, c'è la neve dall'inizio alla fine. Forse era una reminiscenza di Borkman. La cosa più difficile dello spettacolo è la neve. Ecco, però qua io ti voglio portare proprio su questo. Tu hai detto, è straordinario quando in scena il protagonista non c'è fisicamente, ma c'è sonoramente, spiritualmente in qualche modo. Ecco, se ritorniamo a quel problema, in teatro funziona quando ci si muove fra la vita e la morte, fra l'essere e non essere, fra l'essere presente e l'essere assente. Chi mancava ieri nel padre? Perché a un certo punto tu finisci lo spettacolo con una sorta di invocazione al teatro, il teatro è una cosa straordinaria. Io ho avuto come l'impressione che lì ci fosse il padre, ci fosse Gabriele. Cioè, c'è il momento in cui entro nel buio, sì, e vado nell'angolino del padre, lì dice: ti porto, ti piacerebbe andare qui, andare qui, se vuoi ti porto a teatro. È bello il teatro. Il teatro è la cosa più bella. E poi vado dentro la cannocchiale e dico l'ultima parola che ha detto Strindberg prima di morire, come tu sai, lui non si sa bene per quale ragione, ha detto la parola stelle. Perché non si sa, perché ha detto stelle. E Ibsen invece ha detto al contrario. Ibsen ha detto al contrario, non è male, è molto ma per essere Ibsen. Al contrario. Sì, forse battuta. Aveva in mente una battuta che voleva mettere così, ecco. Può essere. Ecco, io questo volevo capire. La necessità. Allora, va da sé che il testo, come filologia, interessa a me. L'attore ha un altro tipo di filologia, una sua altri modi di creare, e quel modo di creare poi muove un altro tipo di filologia, quella dei teatrologi, che naturalmente studiano i copioni, studiano le elaborazioni. Quanto hai sentito di dover elaborare? Perché hai sentito di dover elaborare? E quanto hai elaborato rispetto alle altre due versioni del padre? Molto. Sì, infatti non sono accorto. Perché, sai, mi sono... La traduzione più o meno è sempre quella, anche se quest'ultima è molto lavorata, perché ho aggiunto qua e là piccole cose di altre... E poi volevo che il personaggio fosse goffo e fosse, diciamo così, comico anche, fortemente, come sono i padri. I padri sono destinati a essere presi in giro nelle famiglie. Mio padre, noi lo prendevamo in giro. Le mie figlie, i miei figli, giustamente, papino, no? Le mie figlie, quando, diciamo, mia moglie si arrabbiava con me, lasciatelo, papino, è piccolo. E se le uniche che mi avevano capito, che, e ancora oggi,
Peppino è piccolo, dicono, capisci? Quindi c'è sempre questa sorta nella figura paterna contemporanea, dove la figura paterna è carnevalizzata. Io volevo che fosse un po' goffo sin dall'inizio, affreddo a cosa, sbaglia, scrive, non sa aprire le casse, è pieno di piccole manie, chiude le cose, vuole i conti, ma poi i soldi li dà senza conti. In realtà vuole fare dei dispettucci, la donna no. Con le donne. Donne sono toste. A questo punto sto riparliando. O no? Vedo che. Non sto parlando di Strimba, non delle donne. Sì, ma le donne, almeno le donne che io ho avuto sono toste. Questo penso, no, non so quelle che hai avuto tu, però. Non hai caso. Non ho mai comandato, ecco, diciamo così. È difficile comandare, diciamo. Allora, al di là di questo, però, c'è un personaggio nel testo, che tu hai cambiato però molto profondamente, ed è il personaggio della figlia. Perché normalmente, anche nella lettura così, per quello che la lettura del testo può valere, la figlia è un'adolescente, una che ha anche qualche ambizione, vorrebbe uscire di casa, col padre ha un amore, un trasporto sincero e via dicendo, però ha una personalità molto forte. Tu l'hai fatto una bambina molto dipendente, molto anche un po' da drammi da camera, un po' così... schiacciata quasi a questo. Guarda, io ho cercato disperatamente una ragazza di 13-14, solo che non l'ho trovata, perché le ragazze di 14 anni non so cosa mangino. Ne ho sentita una, ne ho vista una, ma aveva dei piedi lunghi così. Gli danno delle vitamine, per cui allora dico, devo andare a cercarne una di 7. Ma sono tutte altissime. Allora, per disperazione, ho preso, e qui purtroppo è un problema quando tu hai un bambino in scena, che devi trovare un bambino e deve recitare, o una bambina, non è come nei 6 personaggi in cerca d'autore che c'è la ragazzina muta. La fai ogni tanto, la metti in ombra. Io quando ho fatto i 6 personaggi dicevo gli copritela, perché a un certo momento non ce la faceva più, faceva. John Ford diceva mai fare il film con i cani e con i bambini. Capite? È veramente difficile avere una ragazzina in scena. E dunque questa ragazza, questa attrice, che è. Non ha ovviamente l'età della bambina, non ha 15 anni, non ha 14 anni, non ha 20, ma ne ha 27, è fatale che è una ragazza di 27 anni che fa una ragazzina di 14-15 anni, perché non può averne di più di quell'età, perché non è credibile. Oggi avere una ragazza di 22-23 anni che in scena è succube della mamma e del papà, non ci siamo proprio, dobbiamo abbassare l'età. Nell'edizione precedente, nella prima edizione avevo un'attrice che aveva 17 anni ed era piccola. Nella seconda volta avevo la figlia di Ilario Occhini e di Dudu La Capria, Alessandra La Capria, che aveva preso, siccome papà è piccolino, Dudu e Ilaria pure, era perfetta perché aveva la faccia della madre ed era piccola, la facevo entrare a piedi nudi, era piccolissima. Non ci sono più quelle belle ragazzine senza vitamine. Gli danno gli ormoni, non so, che prendono le madri già nel... Per cui già nella pancia hanno dei piedi così. Ma credetemi, questa di 17 anni aveva dei piedi, avrà avuto 43 di piedi.
o magari cercando qualche scatola. E io non l'ho trovata, non ho Cenerentola, questa fortuna che hanno altri registi che le trovano subito. Ne ho viste tante, ne ho viste, dopo che ne ho viste 15, basta, dico, basta. Senti Gabriele, delle tre edizioni del padre che hai fatto, quale, cioè, secondo te, vedendole retrospettivamente, quali sono le differenze? No, sono molto diversi, non sono paragonabili. La prima edizione era, se vogliamo, un po' moderna, nel senso che si svolgeva tutto dentro una gabbia di 4 metri per 4. Gli attori erano completamente nudi e sopra avevano una veste lunga, un cappotto, ma dietro si intravedeva la nudità della balia, era molto commovente, no? La balia con questi seni, la moglie che era Angela Baggi, e tutti erano così, ed era uno spettacolo, diciamo, quando uno è giovane vuole fare il regista moderno, ed era uno spettacolo moderno, che ebbe un grandissimo successo peraltro. E se mi permetti, forse non ci si ricorda di questo dettaglio, ma a parte uno spettacolo che aveva avuto una relativa risonanza fatto da Guicciardini, il padre non era più stato ripreso dai tempi di Zaccone. Sì, hai rilanciato il padre a distanza di, non dico 100 anni, ma più o meno. È la mia seconda regia, perché la prima regia è stata l'Otello. L'Otello aveva sempre dei grandi problemi, perché era uno spettacolo molto grosso, e quindi di scenografia, di fondale, quello era un tormento per me. Allora il nostro organizzatore mi disse: sì Gabriele, però cerchiamo di fare uno spettacolo più piccolo. Quanto? Gli dico, quanto deve essere piccolo? Deve entrare nei teatri? Dimmi una misura. 5 metri. Non più di 5 metri la scenografia. Bene, la farò di 4. Ah, magnifico! E così ho fatto una scenografia, una gabbia. Dico, però non si deve cambiare mai. E allora ho fatto, naturalmente ogni regista vero è sempre contro il mondo. Non è, uno deve cercare di fare degli spettacoli che rimangano sempre quelli, altrimenti io ancora recito nei miei spettacoli. Che cosa ho visto? Come ho visto ridurre gli spettacoli in tournée? Mi ricordo una volta il Re Lear di Strehler, stiamo parlando di Strehler, che lo misero in un teatro tenda. Giorgio venne e disse: fate quello che volete, non è il mio spettacolo, mi avete, questo lo diceva sempre, mi avete pugnalato alle spalle. E questo è tutto anch'io. Strehler diceva sempre questa frase: mi avete pugnalato alle spalle. Il tuo secondo padre? Il mio secondo padre invece era, aveva una memoria del primo, c'era la gabbia molto grande, ed all'interno della gabbia c'era un girevole e in fondo, sempre dentro la gabbia, una porta altissima, in modo che gli ingressi, perché nella prima edizione tutti rimanevano dentro la gabbia, ma l'ingresso era, diciamo così, come posso dire, teatralizzato, l'attore entra ma non c'è nulla, e mi ero accorto che c'erano dei problemi di comprensione, e invece con la porta, questa alta porta era più alta della gabbia, usciva fuori, ed era interessante, era bello da vedere, poi calava uno specchio,
dove lui si specchiava nello specchio, vedeva la famiglia. Era, però devo dire che tutte le volte lo spettacolo incontrava, come dice Goldoni, incontrò, appunto, incontrò il favore del pubblico. Che cosa succede dopo tanti anni? Una cosa veramente strana. Le donne piangono. Non so perché, ma è proprio, dice, che cosa succede? Ma non... È vero questo, è capitato a un'amica mia personalmente. Non capisco, non perché l'attore fa piangere o meno quello o quell'altro. Io credo che ci troviamo in un'epoca che ha manifestato finalmente la violenza sulle donne. Non è rimasta più segreta tra le quattro mura la violenza degli uomini. Se uno pensa a quello che è accaduto oggi, lasciamo perdere. È una forma di follia, ma ogni violenza in qualche modo è una forma di pazzia. Tutti di lume? Beh, il lume no. Anzi, tutti no, blocchi così. Sì, no, ma io dico io, però c'è questa cosa nel sì. Padre, c'è la violenza. Sì, io non so come lo facessero all'epoca, perché... Strindberg dava delle indicazioni. Ah, ecco, io ho detto, mannaggia, qui veramente... La cosa più difficile è tirare la lampada accesa alla moglie, perché anche se, infatti, tutte le volte io ho fatto uno stop d'immagine, ma è più efficace che tirarlo, Beh, anche perché lo... se lo tiri qualcuno prende fuoco, forse. Sì, certo. È chiaro che Strindberg vuole che tirare una bomba addosso alla moglie, perché è una bomba molto, fin fondo. Ma la cosa curiosa è probabilmente, perché me lo sono domandato, probabilmente le donne che ormai, cioè il mondo, anzi diciamo, che ha coscienza della violenza sulle donne, la violenza sull'uomo le commuove. Perché io me lo sono domandato, perché le donne, alcune ovviamente, le più sensibili, le più semplici, le più commozionabili, piangono e poi vengono o piangono. Sai, Gabriele, ma dico, ma scusi, ma lei è una donna, un uomo dovrebbe... Gli uomini ridono e dicono, uguale, stavo dicendo a mia moglie, hai visto, io uguale. Però tu sai, le separazioni sono sempre dolorose, in Strindberg c'è sempre questa idea della separazione, che non è la separazione poi volgare, è proprio la difficoltà di dialogo fra il maschile e il femminile, che probabilmente Dio ha creato così diversi che non possono parlarsi, cioè c'è questa sorta di destino metafisico, questa è una cosa che può scuotere. Ti faccio un'ultima domanda, poi magari qualcuno del pubblico ti farà qualche sua, cioè, chiederà qualche sua curiosità. Tu hai detto che sei intervenuto sul testo, hai spostato pezzi, hai inserito e via, cioè, però aveva già fatto Strindberg, e dentro c'è Shakespeare, c'è Shylock, e dentro ci sono riferimenti a aspetti di Ibsen, la struttura generale è l'Orestea. Cioè, tutto sommato lui Agamennone e lei Clitemnestra con un fantasma di qualche Egisto, insomma. Allora, la cosa che volevo capire, per un attore, tu ecco, passi da Otello. Otello per Strindberg è il modello dell'omicidio psichico attraverso la gelosia. Poi passi al padre. Cioè, voglio dire, non è difficile passare da Shakespeare a Strindberg. No. Sono parenti. Stretti. Da finto, strettissimi, tu lo sai benissimo. Talmente stretti che nel padre di Strindberg, quando Strindberg deve raccontare la discriminazione del maschio all'interno della famiglia,
dice una battuta, proprio parola per parola, una battuta di Shylock, che Shylock parla degli ebrei, Strindberg parla degli uomini rispetto alle donne. Molti pensano, lui no, ma molti pensano che l'abbia aggiunta io, persino adesso a Milano, Elio De Capitani mi ha detto, ma però pure te, pur di fare una battuta, hai aggiunto la battuta di Shylock, ma te pare? Anche c'è Amleto, c'è le voci di veleno nell'orecchio, cioè... Ci sono tante citazioni shakespeariane, ma non solo nel Padre, ma anche in altre opere di Strindberg. Perché lui sapeva, per fare la tragedia devi andare ai padri della tragedia, cioè quindi sapeva. Mi piacerebbe fare verso Damasco, ma credo che non ci riuscirò. I produttori già si spaventano. Ma non è per questo, è che poi il problema del teatro è bellissimo verso Damasco. Ti dirò di più, mi piacerebbe fare verso Damasco 1, verso Damasco 2, verso Damasco 3. E poi un'altra cosa che amerei, sai cos'è? Bellissimo, ma un brutto titolo, L'olandese volante. Com'è bello, com'è bello. Io per primo. Ho la tua traduzione. Bellissima peraltro, molto bella. Grazie. Chi è la casa editrice? Parpone. Sì, bellissimo. È un testo magnifico, ma ha sbagliato titolo. L'olandese volante. Ma possiamo fare come chiedono i tuoi produttori, lo cambiamo un pochino. Il volo dell'Aigon, non so qualche cosa. Cambiamo, vabbè. Il volante, no. Il volante, sì, il volante e quattro ruote. Volante, no. Se c'è qualche... Così, abbiamo, non so, diciamo, quarto, tu vai a andare in teatro, sei più o meno vai in teatro la sera, sei e mezzo, sì. Sei uno che frequenti i teatri. Se c'è, diciamo, 10 minuti, qualche domanda per vedere l'aria, fatemi coraggio, subito. Prego. Buonasera, innanzitutto volevo farle complimenti, insomma, sua veramente ammiratrice. Volevo chiederle quanto è difficile per un regista riuscire ad allestire uno spettacolo senza rischiare di stravolgere il testo e nello stesso tempo, riuscendo a fare come fa lei, a mettere le sue emozioni, comunque ad attualizzare anche il testo stesso, intervenendo, come aveva fatto anche nell'Uomo del Fiore in Bocca lo scorso anno, mettendo dei testi che chiaramente facevano capire quella che è la sua sensibilità e la sua voglia di comunicare qualcosa di personale che poi può essere condiviso. Studio, a volte mi viene meglio, a volte mi viene peggio. L'esempio dell'uomo da fiore in bocca però è un esempio che mi piace, perché l'uomo da fiore in bocca, come è noto, è una, come posso dire, una beneficiata, come si chiamava una volta, di un attore importante che si mette lì e caca perle. Così, perché e fa questa cosa, è un cavallo di battaglia, è un pezzo di bravura, è un pezzo virtuosistico di attore. Allora, come stavo spiegando all'inizio, io faccio sempre un'operazione contraria. Se qualcuno di voi ha visto l'uomo da fiore in bocca, si è accorto che alla fine... La partecipazione degli attori era una partecipazione schiacciata dai treni, l'acqua, i tuoni, il rumore, ogni volta che esce questi sono completamente bagnati, cioè l'attore in sé era uno straccio in scena per quello che gli succedeva. Attorno c'era una cosa più importante,
ma non di meno, alla fine, proprio combattere contro un regista occulto così cattivo e distraente mette lo spettacolo nella situazione di creare un nuovo tipo di attenzione. Per di più, L'uomo dal fiore in bocca è un testo minimo, corto, e veniva interpolato, inzeppato di tante cose, di altre novelle, che afferivano in qualche modo a questa disperazione della vita, a questa ansia, a questa fame di vita che ha sempre Pirandello, i personaggi di Pirandello, anche quelli più Romeo Dardi piuttosto che Leone Gala, sono affamati di vita, non riescono a vivere. Quello perché è malato, Leone Gala è malato qui, Romeo Dardi è pieno di complessi, per dire, adesso non si sa come, però hanno un'ansia di vivere che è quella di Pirandello, che probabilmente, non so se avete visto la casetta a Roma di Pirandello, alla fine lui, la vita, diceva, o si vive o si scrive, io l'ho scritta, e che voleva dire che in fondo non aveva mai vissuto, a parte che ha avuto una vita abbastanza infelice. E la stessa cosa io faccio con gli altri spettacoli. In fondo, a voler essere un po' cinici, faccio sempre la stessa regia. Non perché è uguale, perché il procedimento mentale è quello di mettere la situazione, mettere gli attori in una condizione di assoluta inferiorità rispetto a quello che accade attorno. E questo a volte mi riesce, a volte meno, ma è un procedimento molto lungo per me, perché quando io vado alla prima prova al tavolino, quando gli attori, io so tutto dello spettacolo, ho già fatto le luci, ho già fatto tutto, non c'è una cosa, sì, magari posso migliorare qualcosa, pensavo che l'attore entrasse, le musiche sono fatte molto prima, io preparo lo spettacolo come se fosse un cartone animato, è fatto tutto prima, non c'è una cosa che... ma poi me la cavo, no, non ho quel talento di adesso improvviso, non improvviso mai nulla, 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 ma nulla, le luci, voi vedrete nei miei spettacoli, non vedete un altoparlante che si vede, non c'è, a parte che non, i miei attori non si usano il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina. Il teatro non può avere una scissione. L'attore è un corpo trattino voce, una voce trattino corpo. Non è un corpo derubato dalla voce perché tu sei un attore un po' cane e hai bisogno dell'altoparlante. Dovete ribellarvi a questo. Il teatro è come suonare il violino, solo che il violino è incorporato. Mi amplifico il violino, ma in quale pianeta siamo? In che mondo? E questi attori con queste pallette qui, ma che vergogna, ribellatevi. Proprio Bergman dice che i vecchi teatri risuonano come violini, proprio perché gli attori evidentemente li accordano. Adesso Franco, che essendo una persona
è straordinariamente intelligente, no, perché lo sai e lo so pure io, che ha detto una frase importante: i teatri risuonano, non ha detto suonano, risuonano. Adesso vi faccio una domanda: perché la voce risuoni, secondo voi, quei due altoparlanti vanno messi davanti o dietro? Ci arriva anche uno spettatore. I registi no. Non dobbiamo amplificare la voce se proprio vogliamo usare le cose. Dobbiamo aiutare la risonanza, non la sonanza. Io faccio la sonanza e il teatro fa la risonanza. Voi avete mai visto un mio spettacolo con le casse che si vedono? Le musiche non vengono mai da davanti. Non si deve capire. Non... Il teatro purtroppo è fatto da... Cioè, il teatro è una cosa molto complessa, molto difficile, molto difficile. E a pensarci 24 ore al giorno sbagli comunque, perché è difficile come suonare il violino, come suonare, come dipingere, come... Ma più difficile, perché purtroppo non posso dipingermi, ci devo essere io. Quando svengo la sera, chissà, ci riesco, non ci riesco, non è facile. La cosa più difficile tecnicamente è lo svenimento, va da sé, perché devo cadere come Strindberg. Pam! Un'ultima domanda, abbiamo tempo? Breve. Adesso tutte le volte che vedrete uno spettacolo con le casse lì, sono cazzi del regista. Volevo chiedere, innanzitutto, bravissimo come sempre, la seguo da anni e seguo il teatro da moltissimi anni perché mi piace. Per allacciarmi a quello che lei dice, io trovo nelle nuove generazioni che si è perso proprio la maestria del teatro e mi chiedo, questi registi tutti, meno lei sono le piaggerie, lasciano che questi giovani imparino una forma teatrale che non è teatro, è quasi fiction, è quasi televisione, è quasi cinema. E questo è molto avvilente. Io amo il teatro che sia teatro, se no faccio altro. E non potete spegnervi, buttarvi voi registi capaci nell'insegnare a questi ragazzi come si fa teatro. Perché ultimamente c'è tanti ragazzi... Bisogna insegnarglielo. Io, diceva Picasso, io non copio, rubo. Così come un pianista ruba al maestro o a quelli che vede, uno scrittore ruba. Io ho rubato tantissimo. Ma quanto ho rubato? Ai miei tempi, quando ho cominciato, gli attori giovani stavano dietro le quinte a rubare quanto rubato da Glauco Mauri. Stavo sempre, quando recitavo con Glauco, un attore, che cosa stiamo dicendo? Rubavo tutte le sere, dice, mi guardi sempre, dice sì, sto rubando Glauco, sto rubando da Renzo Ricci. Una volta Renzo Ricci, sai cosa mi disse Renzo Ricci? Io ero un ragazzino e lui aveva il suggeritore e si faceva sempre suggerire la parte, no? E vado, dico, maestro, perché si fa suggerire?
Lei la parte la sa benissimo a memoria. Sì, Pallino. Chiamava tutti Pallini. Sì, Pallino. La so a memoria, ma non l'ho ancora dimenticata. E io ho detto, il vecchio è arrivato. Ma mi stava dicendo la stessa cosa di Rainer Maria Rilke. Non aveva dimenticato la battuta, non è che non aveva ancora, non era diventata la battuta. È molto difficile, però noi abbiamo avuto degli attori veramente amorevoli, diciamo la verità, alcuni. Glauco certamente è uno degli attori più grandi della nostra generazione. Adesso è, l'ho visto di recente, perché anzi è anche caduto, comincia ad avere i suoi annetti, perché ci siamo trovati nello stesso albergo ed è molto bello. Lui finiva prima di me e mi aspettava, perché quando arrivavo dopo ci saremmo seduti e avremmo parlato di teatro per un'oretta e mezza. Così, perché gli attori in tournée che parlano di teatro. Gabriele, per concludere, questo libro ha un titolo, L'Afia il Terribile. No, io non c'entro nulla, l'hanno fatto tutto loro, eh. Io non c'entro, non ho... Quindi non sei terribile? No, io no. Il libro è terribile? Che cosa è terribile? Non so perché hanno messo questo titolo. Sono... Tommaso Lepera certamente è il più grande fotografo di teatro. Chi lo ha portato a fare le fotografie di teatro sono stato io, col mio primo spettacolo, L'Otello di Shakespeare, la mia prima regia. Da quel momento è diventato il fotografo di tutti gli spettacoli del regno. E ha fatto tanti libri su degli attori, l'ha fatta Mariangela Melato, non so se questo... Mariangelina è questo adesso, perché vuole fare delle monografie, e qui ci sono parte dei miei spettacoli, perché quasi tutti i miei spettacoli ho fatto io la regia, di alcuni ovviamente quelli che ho la regia di qualcun altro non ci sono, e sono delle belle fotografie. Io non lo guardo mai perché mi mette in imbarazzo guardarmi. Questo per esempio è l'Amleto numero 3 o 2, no, il 3, sì, questo che c'è hanno messo sulla copertina. Però Gabriele, se terribile vuol dire terribile passione per il teatro. Forse, sì. Ci siamo. Terribile, sì. È quella che hai dimostrato questa sera parlando soprattutto di quello che è il tuo mestiere, di quella che è la tecnica, di quella che è la voce, di quello che è il corpo, della lotta il corpo, ogni sera l'attore ha col suo corpo, in teatro il corpo è il re, diceva Camus, e quindi... E mica uno mica qualunque. E quindi stasera, ancora una volta, sarai a... Anzi, dirò che terribile labia. Il teatro è essere corpo, il fine del teatro... e trasformare questo essere vivente in un corpo espressivo. Anche la voce è corpo, anche la voce è physis, tanto che Orazio Costa nel suo delirio, ricercando disperatamente come risolvere il problema, e secondo me non è vissuto abbastanza per rivedere alcuni suoi punti, voleva che il corpo sposasse le cose che esprimeva. E lui a scuola ci faceva fare l'albero,
metodo mimico. Il metodo che lui chiamava appunto mimico. Sono d'accordo fino a un certo punto. Non è l'attore che deve fare l'albero, è l'albero che deve fare l'attore, secondo me. Il procedimento è veramente misterioso, ma non sono io che sposo l'albero, o meglio, chi è il maschio e chi è la femmina tra l'albero e me? Io sono la femmina, nel senso che l'albero deve entrare in me. Orazio voleva che i suoi esercizi, io entro dentro l'albero. Però stiamo parlando di Orazio Costa. Gabriele, immaginati l'albero con la pallina per parlare, con i due altoparlanti sulla ma non lo so, ribellatevi, strappate l'abbonamento, non lo so. È una vergogna, stanno uccidendo il teatro. Allora, questo è il terribile là, ecco, e lo possiamo ringraziare. Andate a teatro nel frattempo. Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie. Grazie. Dove è il mio capo?